Eccoci qua in onda, buonasera, benvenuti, bentornati a Punti di Vista. Stasera, come avevamo già annunciato nella scorsa puntata, parleremo di qualcosa veramente più leggero, parleremo di teatro, non che il teatro sia qualcosa di leggero, ma è sicuramente meno pesante della questione giustizia che abbiamo affrontato. Una nota dolente, ci ha lasciati Maurizio Costanzo. Maurizio, i nostri, veramente le nostre condoglianze a Maria, ma a tutta la famiglia di Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo, un pezzo della storia della televisione di questo paese, e francamente si sentirà la sua mancanza. Noi rientriamo adesso nei ranghi e passo subito a presentare gli ospiti. Punti di vista, sapete che è una trasmissione curata, condotta e ideata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami, e stasera abbiamo pensato di dedicare questa puntata all'arte. E parlando di arte non possiamo che cominciare dalla bellissima e bravissima Rosa Miranda. Buonasera Rosa, Ciao, grazie per aver accettato buonasera al tuo l'invito. pubblico. E buonasera anche a Massimo Carrino. Io sono un tifoso di Massimo, come sono anche tifoso Buonasera a voi. Vabbè, me ne vado di allora. Lello. No, Ciao. il tifo è calcistico, il tifo è calcistico, poi vi spiego anche il perché. Benissimo, e entriamo a gamba tesa parlando di calcio subito in argomento. Rosa, conosciutissima, artista di levatura internazionale, perché poi io sono amica e la conosco bene, ma non sapeva Australia, Canada. Hai girato il mondo, Sì. parlaci proprio brevemente di te. Sì. Intanto la regia, volevo quel supporto. Sì, Grazie. brevemente, sì, insomma, grazie, io lo devo nominare sempre, ma è così, grazie all'artista, al maestro Mario Merola, io ho conosciuto una parte del mondo con la sceneggiata, ne Ma hai vado fatto fiera, tantissime cose, tanto, altro, hai tanto. fatto tantissimi film, tantissime Sì. partecipazioni Ma lì è importanti. stata una bella scuola, lì in Sicuramente, America, perché sicuramente. ogni settimana facevamo una sceneggiata diversa, quindi è stata proprio una bella. Ah, invece lì sono con Salemme, guarda, guarda, stanno mandando in onda, Famiglia Salemme E Show. vabbè, noi delle piccole chicche per te Meraviglioso! non Grazie, che potevamo non bello! Sei dedicartele. Teocoli, il grande Bucci Rosso che ha acchiappato sullo schiaffami, solo che lo voleva Violenta, voglio dire, chiappare. tanto bella quanto violenta. La gente vuole ridere, ma che belle cose con Maurizio Casagrande. Sì, sono fiera e sono fortuna, mi sento fortunata per aver dato la mia anima all'arte. E questa veramente è soltanto la fase di esordio. E passiamo, io salto un attimo Massimo, passiamo a Lello. Lello Pirone, fatemelo dire, è un gigante del teatro napoletano e non solo. Perché Lello ha fatto scuola, non essere modesto perché questo veramente non ti appartiene, ha fatto scuola, ha fatto corsi di formazione anche per giovani artisti, per giovani attori, e c'ha un curriculum veramente. Con Lello pure ci conosciamo da tantissimissimo tempo, e poi quando lo scopri all'amico veramente, lo scopri nel momento in cui lo inviti in studio. Lui già è stato nostro graditissimo Una ospite. puntata sul teatro, sempre. Una puntata sul teatro, Durante la sempre, pandemia. però Lello, tu vanti anche tu delle collaborazioni straordinarie, e non sarò io a dirle, però sta cosa, i 25 anni di teatro, del Teatro Totò per esempio, Sì. è stata anche quella una cosa emozionante. Sì. Gino Riveccio, Ci c'erano. siamo ritrovati con Gino dopo Vai. qualche anno che non lavoravamo più insieme, non ci siamo più incontrati, ma per il 25esimo anno, per i festeggiamenti del Teatro Totò, hanno voluto ricomporre uno spettacolo dove ci siamo rincontrati io, Gino, Che c'era Davide già una Ferri. traccia precedente, sotto sbaglio. Cosa? C'era già una traccia con Massa, scusami, con Gigi. Sì, c'era una traccia, abbiamo rifatto i nostri cavalli di battaglia con Davide Ferri, c'era Esatto. Massimo Masiello, insomma, abbiamo fatto uno spettacolo, Sì, Davide devo Ferri, dire, Francesca Marini, Massimo Francesca Masiello, Marini, c'erano un po' tutti. Io ho sì. sbirciato, perché poi ospitare dei pezzi da 90 così in studio e non E essere non perlomeno. studiare E non è non essere carino. perlomeno preparato, poi si rischia la graffa, come si dice da Ciro a Mergellina. E quindi, Buona. ecco, buonissimo. No. Massimo Carino. Massimo Carino, a me mi fa impazzire quando io dicevo io sono un suo tifoso, perché a parte la stima, l'affetto, gli voglio bene,
Massimo è un fruitore anche lui dei social. Sì, ma non, dopo queste presentazioni, che ognuno no, ha un curriculum e diceva, a me c'è tre righe. No, un riga e mezzo. Non sei, proprio, no, un riga e mezzo. Perché sei non amico, lo dite capito? Proprio, non me lo dite. Perché no. Sei amico. Non, cioè, veramente vicino. Sì. Poi trovai vicino a Lello, l'hai chiamato lui gigante. È mai sfottuto, no? E siamo a teatro, ragazzi. Noi dovremmo aspettare. Io non ma lo voglio dire. Tu sai che io ci ho tenuto a sedermi subito, no? capito? No. Tra Rosa Miranda, Massimo Carrino è un ospite che Rosa Miranda, 2 metri di donna. Ma qua abbondano i centimetri. Io, a verità, mi sono subito assettato. Però evitiamo, ti rende enorme un gigante. Il bagaglio artistico che ti sì, porti addosso sarà talmente pesante che ti fa piegare un po' in decorso. Problema che ultimamente sto con la cervicale inguaiata, quindi a guardare Rosa in piedi. Massimo Carrino, che dice che ho scritto 3 righe di lui. Guarda, voglio farlo vedere sopra. No, assolutamente. No, io sono partito loro, dalla fine con te, sai perché? Perché questo fake page a me mi fa morire. È una collaborazione bellissima e vorrei che tu facessi una piccola, proprio un piccolo esordio e poi facciamo degli approfondimenti. No, questo nasce, ecco qua, prima Lello faceva riferimento alla pandemia e quindi nasce proprio durante la pandemia questa idea con Ettore Massa. Che noi ci siamo visti sì, quando siamo stavamo visti, sotto ne parlavamo 87, prima, sì. Sì, ne parlavamo prima di una puntata che facevamo proprio sul teatro di cui parlavamo, della pandemia. Tra parentesi, noi eravamo in scena al Teatro Totò con la scommessa dovemmo sospendere la tournée. Dopo la prima settimana, un bellissimo spettacolo. Tantissime date perse, tra parentesi, quindi non parliamo delle date perse. Quindi, e quindi che cosa è successo? È successo che durante la pandemia, come tutti quanti sanno, si è fermato un po' tutto. A cavallo tra la fine della pandemia e l'inizio del post-pandemia, in realtà è come fossimo ancora in pandemia, ma in realtà è post-pandemia, abbiamo avuto insieme a Ettore Massa quest'idea di sfruttare quello che oggi il mezzo di comunicazione è un po' all'avanguardia, è quello dei social. Dice anche quello che entra veramente in tutte le tasche, oltre le case. Era tutti ferma la televisione, era fermo il teatro, quindi l'unico modo per cercare di tenere in vita la nostra creatività. Per gioco sta cosa però. Parte quasi per gioco, no? Parte per gioco. Perché fake page, dai? Fake page perché a un certo punto noi abbiamo pensato che il fake, soprattutto nella comunicazione, nell'immaginario collettivo, in un periodo di fake news, questo fake page ha fatto... Il fake è sempre quello che attira un po' le persone. In realtà le persone guardano delle cose non vere, le considerano vere, ma quello non è vero. Sono boccaloni? Esatto. Però ci voglio credere, ma non ci credere. Quindi il fake non è sempre vero, ma ci credo. Ma ci credo. Quindi, chi lo diceva, Lello? Non è vero, ma ci credo. Dai, De Filippo. Grazie. No, ti ho visto un attimo Peppino, impreparato. Perché parlare di De Filippo viene subito fuori Edoardo. Infatti la mente... Bisogna stare attenti. Mi ero fermato un attimo. Aspetta, che sarete Peppe. Continua, scusa. No. E quindi nasce questa idea, tra parentesi ha avuto un buon riscontro, grande riscontro, piano piano tanti riscontri sui social, sul web, arriva poi la Ettore televisione. Massa comunque... Avevamo ognuno di noi... Nominiamolo pure, perché non ci sta seguendo, ma... Tra parentesi adesso è a teatro con Sal Da Vinci, quindi è in tour con Sal Da Vinci, quindi stasera c'è un spettacolo a Nola. Altrimenti sarebbe stato qua da noi sicuramente. Sì. E quindi con la fabbrica dei sogni e quindi nasce questa idea, va avanti, arriviamo in televisione e dopo una stagione con grande riscontro anche televisivo siamo alla seconda stagione su un'emittente, non so se la posso nominare l'emittente su cui siamo. Assolutamente non siamo gelosi. No, però siamo su Telecapri. No, stiamo parlando di teatro, quindi parliamo quindi, anche di televisione. Sì. Io non mi sono mai posto questi problemi. Siamo su Telecapri, quindi una grandissima soddisfazione che ci ha dato. Tra parentesi, è nata una società di produzione cinematografica e televisiva, proprio guidata da Ettore Massa e da Massimo Carrino, quindi a oggi Massimo siamo diventati Carrino... poi anche produttori di noi stessi. Io voglio dire una cosa importante, guardate, fatemela dire in presenza, veramente io li considero veramente, ma a parte le battute, dei giganti del teatro e anche del cinema. La Campania purtroppo ha una vocazione teatrale spontanea come quella la musicale. In Campania non si fanno più produzioni televisive. A fare produzioni sono rimasti 5-6 grossi. Io ne faccio per il terzo anno Scoppiati, che è una produzione di Teleà.
Però dico, sono rimasti 4-5 gruppi, io parlo di quelle grandissime produzioni che si facevano una volta anche alla RAI, faccio per dire, è stato svilito proprio questo comparto, tutto trasferito a Roma e a Milano. Quello che si faceva su Rai 3 è passato su Rai 2 e la Campania e Napoli, ancora una volta, viene fuori la mia anima meridionalista e la Campania è rimasta fuori. Ed è proprio grazie a questi coraggiosi, a questo... Vero. Pollastro che mi sento io, un pollo, perché io faccio ancora produzione, Massimo fa produzione, Lello fa produzione, però dobbiamo sempre arrancare, fare come diceva mio nonno che è nato a Parigi e voi lo sapete bene, e botto che pier per realizzare delle cose che potremmo realizzare più serenamente se le istituzioni fossero leggermente, fossero un pochino più attente a chi veramente ama il lavoro dello spettacolo a 360, scusami di questa parentesi necessaria. È pure vero che la televisione, forse mi confermeranno sia Lello che Rosa, la televisione che noi abbiamo avuto in Campania era una bella televisione. È stata uno spartiacque la nostra televisione. Era una bella televisione, bravissimo. Dimentichiamo che noi abbiamo televisioni private. Però in parecchie cose ci siamo fatti portare via proprio le telecamere. Bravo. Grazie a Dio, c'è uno zio italiano che ha capito. I telespettatori vedono lo studio, vedono tre per mezzo, stiamo dicendo le cose che toccano anche voi da casa. Quindi... Lei ha detto una cosa veramente forte, no? S'hanno portato pure il telecamere. Ma quella è verità, ormai si sa. C'è stato un saccheggio, e me ne assumo la responsabilità delle cose che dico, della produzione meridionale. Perché da Napoli in giù si contano sulle dita di due mani chi fa produzioni. Mentre invece poi ci stanno i coraggiosi, gli eroi, io così li definisco, che amano, e poi ci torniamo poi nella seconda parte su tu chi sei, impara l'arte, il titolo della puntata è impara l'arte e puntini puntini puntini, tutti direbbero e mettila da parte e scordatele, perché sta gente si fa in quattro, lo abbiamo vissuto nel periodo pandemico, e poi al primo problema ad essere tagliati sono proprio gli artisti, certo, e questa benissimo. È una cosa dolorosa per la storia, per la cultura, perché il teatro, la televisione non sono stati solo degli spartiacque, sono stati dei messaggeri di storia, di informazione e di notizie. Scusami ancora. No, assolutamente no. E quindi nasce questa cosa, tra parentesi ti dirò di più, parlavamo di teatro prima, l'anno prossimo stiamo preparando anche la produzione teatrale di Fake Page, quindi come produttore. Anche un po' alle attrici napoletane, quindi, che spesso accadono delle produzioni a Napoli e vanno a pigliare a Roma. Brava, cioè, Rosa, tu sai che te abbiamo, in cantiere Giulietta e Romeo. Tu c'hai una compagnia stabile, mi sbaglio? No, Massimo, spesso accade questo. Televisiva, sì. Però l'anno prossimo abbiamo intenzione di portare allora, io voglio essere invitato categoricamente a questa cosa teatrale di Massimo. Non voglio sapere ragioni, voglio venirci. Assolutamente. Allora, noi abbiamo detto che non parleremo dell'artista, perché l'artista, l'ho detto in esordio, è pluridecorata, sarebbe un generale se fosse un militare. Io voglio parlare della donna. Fammi parlare. Parliamo della donna. Voglio parlare della donna. Parliamo della donna. Questa donna si è sposata. È stata la cosa più bella. Dell'ultimo periodo della mia vita. Principesco questa donna. Ha avuto un matrimonio bellissimo e devo dire anche gli abiti veramente meravigliosi. Alessandra Angelozzi. Ma ti sei informato? Ma com'è? Però non sei venuta al matrimonio. Alessandra è quella che è la stilista anche di Belen. Bravo, Alessandro Angelozzi. Alessandro, scusami. Poi trucco e parrucco sono state affidate. Annello. Non ce ne frega niente, a me mi è piaciuto l'abito. Quindi Annello e Sara Lombardi. Qui ne è up. Quindi ti sei proprio sbizzarrita. No, mi sono... Anche perché poi, io ho avuto un matrimonio, principesse, lo sappiamo. Principesse quale si nasce. No, avevi un ospite, una principessa, no? Più di una, qualche contessa, principessa. Da Roma sono arrivate. Sì, guardate, perciò dico, è una piazza meravigliosa. Io ho voluto, Sergio, gli amici in quel momento. Ma che capela che sono, Molto, io ti amo per questo. Sono il suo comico inglese, così mi definisce questo. Io ho voluto solo le persone
Volevo bene veramente, che mi infatti a me non mi ha invitato, cioè, no, io sono Milano e non sei venuto, che c'è una stima, c'è un amore, c'era anche quelle che mi erano simpatiche in quel momento, che io non ho badato ridere. Devo fare sto dovere o devo fare questo, no, io ho detto io voglio solo le persone che mi fanno stare bene. E così è stato, ho voluto tutte le persone a cui voglio bene, ed è stato un matrimonio semplice, nella semplicità totale, ma fatto però, di tanto amore, tanta emozione. Sprizzava gioia, sì, perché in qualche presente, emozione. Hai detto, Sergio, è stata una cosa veramente molto bella, sobria ma molto bella. Sì, grazie, poi, ed è vero. Io ho fatto la spia, come... io non ve lo posso dire, ma noi dietro le telecamere, dietro le quinte, ci sta il corazziere che è il consorte di questa splendida donna. Quindi, no. Poi ci siamo divertiti, è stata io ci sarei venuto, ma in quella fase lui e lo parenti, sa, ovviamente. Stavo altrove. Io mi proposi come chierichetto. E non sapeva perché votavano. No, poi, a me, allora, adesso sta mettendo... Io e lui siamo stati con suoceri. In TV e lei. Io e lui siamo stati con suoceri due volte, no, ma ha vinto due volte. Parlatemi di questa cosa. Sì, sì, siamo non l'ho trovata questa cosa. Vedi. No, e di che si tratta? Ho fatto una trasmissione in Rai, per due volte ci siamo incontrati. In trasmissione, sì. Com'era la sì, trasmissione? Verdetto finale, eravamo con cioè, suoi. Due volte. Allora, io mi sono voluta mettere alla prova in quella trasmissione. Un personaggio perché mi chiamavano tuo. Continuamente, ma io rifiutavo perché... dicevo, boh, non lo so, poi mi dicevano, guarda che devi imparare un copione così, cioè vai in giornata, devi imparare una cosa così, durante proprio tipo 2 ore lì, devi imparare tutta sta cosa, però mi devo mettere alla prova, e così è stato, poi sapendo che c'era... il mio amico, dico vabbè, è fatta. Infatti ci siamo divertiti. Sì, sì, ci siamo divertiti a morire, poi ci hanno chiamato in seguito, spesso abbiamo dovuto dire che eravamo impegnati in teatro, però certo. Quelle 2 volte ci siamo divertiti da morire. Ci vediamo fra 2 minuti esatti, in come la pubblicità. Ok. Vai regia. No, è bello. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti.
Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214, telefono 081 1933 8714. Eccoci, il bello della diretta, stavamo come si dice a Napoli, mormoliando, però non diciamo chi. Allora, io voglio partire da Massimo perché c'è una frase bella di Massimo Carrino. Quando far ridere e sorridere ti riempie la vita. Quando accade questo, Massimo? Questa è una frase tua? Sì, perché quando diciamo sei sul palco, perché poi in realtà, poi parliamo noi di televisione, però il palco è il palco, no? Quando sei sul palco, contatto con... Esattamente. Quando sei sul palco tu rappresenti la vita, certo. Questo rappresenti. Mi correggano se sbaglio Lello o Rosa. Quando tu sei sul palco è un posto, se per me, sacro, nel senso che non va profanato, dove va, esprimi l'anima, va rispettato e rappresenti la vita. Quando rappresenti la vita e la gente, chiaramente per noi che facciamo l'attore drammatico, l'attore comico, la gente si diverte e tu riesci a strappare un sorriso alle persone, ma per me è qualcosa di impagabile. Tu mi devi veramente spiegare questa cosa e casomai confermare o negare. È vero che l'attore comico poi nella vita è un uomo triste, una persona triste? Allora, io ti dico come so. No, tu dico, sei... No, ti dico come so. Allora, io sono ipocondriaco. E lei non lo sa. Giuro, è ipocondriaco. Lei la mi conosce. È ipocondriaco. Allora, ne parliamo proprio. Quindi l'ipocondria ti porta un po' di tristezza. Cioè, io per un male capo che fa un attacco. Cioè, Patrizia, cioè, voglio dire, un no? Po' come me, che ho chiamato il notaio per l'influenza, il prete, tutta la famiglia. Ma la faccia dei familiari è nata da volte. Ma a me, io il mio medico, che tra parenti sono molto fortunato, perché il mio medico è il mio compagno di classe. A me è un amico mio anche, si esatto, io chiamo 7-8 ore di urna. Non, forse esagero. Ragazzi, non stai esagerando. Ma lui lo sa, perché durante le prove dello spettacolo lo sa che... Ma ce ne stanno tanti attori che hanno questo problema. Sì, Carlo Verdone è uno dei tanti. Però... Verdone, ma anche lo stesso Bucci Rosso. Ma ce ne sta bravo. Esatto. Anche Bucci Rosso è un problema. Sì, io l'ho intervistato tante volte. Bucci Rosso è uno degli uomini più tristi del mondo. Però dal poi punto succede di vista. Una cosa ancora peggiore. No, io gli voglio bene, per l'amor di Dio, lui lo sa, lo stimo tantissimo anche come artista. Però francamente è sobrio. No, è triste. È sobrio. Però devo dirti sinceramente, Sergio, poi la situazione con me si aggrava anche, sai perché? Perché se per esempio Lello in questo momento c'ha il mal di testa, ok? E mi dice: "No, vai, mi fa male pure". Dice: "Faccia la prescrizione". Cioè, io credo fermamente che ci possa la terapia. Perdone. Chi sia problema. Quindi è una cosa comune solo agli attori o anche nella vita normale? Tu pensi che ipocondrio esiste ovunque? Ipocondrio esiste, non ci sono categorie, è una mezza patologia. Però dato che questa è una mia interpretazione, attenzione, dato che noi attori amiamo in maniera speciale la vita, siamo attaccati alla vita perché siamo innamorati di quello che facciamo, probabilmente il grado di ipocondria è leggermente superiore. Questa è una mia interpretazione,
attenzione. Tua molto personale, molto chiaramente. Personale. Siamo fortunati perché facciamo un lavoro che veramente... Tu preparati perché... Che devo fare? Tu preparati, no, ma la cosa perché strana, dobbiamo parlare di un film bellissimo che stai per fare. Sto per fare? No, ah, grazie, no, quindi avrò lavoro prossimamente, no, il film che stiamo la produzione che stiamo tua. Presentando e poi facciamo... No, stai per fare, stiamo per mandare in onda, volevo dire. Allora, Lello, io poi guardando un pochino i fatti tuoi, attore, cantante, ballerino, regista, autore, insegnante di teatro, di tutti questi tu chi sei di più? No, l'attore, attore. Sicuramente l'attore in generale. Come nasce Lello attore? Nasco a 17 anni. Diciamo. Ah, quindi è poco? Poco ne hai 19, parti per il servizio militare. No, perché tutti gli sta amici... ancora in fase di crescita, bravo, vedi? No, perché venivo... Guarda, questa donna è tanto bella quanto perfida. Io ho detto, io non ho freni e non ho filtri. Tu sei perfida. Ok? Ma ah, il motivo ma per lui cui... mi ama per questo. Bravissima, il motivo per cui... Allora, tu devi sapere che io... Crudelia De Mondo, sei anche vestita... Ma Crudelia De Mondo, allora, ho trovato un nome, Crudelia. Ti svelo una cosa. A me, se in scena mi metti a un attore poco più alto di me, non mi piace. A me le attrici hanno estrava degli attori hanno bravo, estrava. Bravo. Perché il tuo punto sono, di forza. Come sono un comico, io so gioca che da quando morire. Io mi vado a sistemare vicino all'attrice soprattutto e l'attore alto, lo dimostra il fatto che con Riviccio ho lavorato 10 anni Gine, e eravamo diventati... Anzi, sì, ciao Gino, in bocca al lupo, sapestumi in esordio. Sei un vulcano di idee. Bravissimo, cioè, hai capito? Quindi diciamo che ho fatto negli anni ho fatto diventare una forza i pochi centimetri, ovviamente. Gioco forza, magari fossi stato più alto. Un pochino al Renato Rascel, diciamolo. Ho anche girato un film in Toscana, a Firenze, sulla vita di Renato Rascel. La sua statura era la sua forza. Perché lui ci giocava, ragazzi, il capatazzi... Il... Ma è da intelligenti, ma sinceramente. Tant'è che io il corazziere lo tengo nel mio spettacolo, mamma ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta pandalletto, come sono cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Cioè, la tengo nello spettacolo, faccio... Quando dovrebbe scattare l'applauso dalla regia? Scatta da parte sai che nostra. Io giro con piume e pagliette, ormai sono 3 anni di produzione mia di, della Cretella che non è ancora venuta, siamo in giro tutta l'estate con piume e pagliette, è uno spettacolo dove io ballo, recito, sketch, canto, perché il mio incontro con Don Lurio mi fece cambiare marcia, che incontrai Don Lurio, una figura straordinaria, è lui che era un ballerino, era un coreografo, lui nasce coreografo, lui è un coreografo, eccetera, per cui lui tutto ciò che si faceva studio era, uno. Dovevi ballare e dovevi cantare, cioè, solo lui a tempate ce lo ricordiamo. Perché se parliamo con un ragazzo e diciamo Don Lurio, dice, posso garantire che cammina i rapper a Roma erano abituati a vedere Don Lurio Buonanima che camminava, ma a Napoli con Don Lurio non si poteva camminare perché ci fermavano ogni 2 metri dovevamo fermarci e fare fotografie. Io sinceramente il suo spettacolo, quello che stanno facendo già da un po' di tempo, che è il Varietà, che io amo, certo. Mi ricorda molto il periodo che io facevo con Rino Marcelli e Isa Danieli. Benissimo. Cioè, era una, la cura di mamma, Bandosiris. Bravo. Cioè, io mi divertivo da Bandosiris, morire. Sei un Bandosiris tu come personaggio? Ma... No, questa cosa... di essere al centro della scena. No, sul palco sono molto sono imponente. E devo dire piace. Che no, devo dire oltre alla stazza proprio caratterialmente. Nella vita normale sono la persona più semplice. Il cagnolino in braccio, cagnolino, il bravo. Caffè al bar. Sì, però sul palco però devo dire che lei è molto molto ma molto più bella di della Fu Banda Osiris. No. Oh, grazie. No, ma quella è bello, noi non eccelliamo. Quella era una bellezza nordica. È la maturità che mi sta dando questo. No, sei una donna bellissima. Io voglio grazie, un supporto dalla mille, regia perché stiamo... Io che vi avevo detto di spegnere i telefonini e qual è ecco, quello vedi, che è sempre lui. Fantozzi. Sempre lui, fai disastri. Fantozzi. Allora... volevo un supporto dalla regia perché c'ho qualcosa della signora Miranda che vorrei far vedere. Vuoi parlarci un attimo di questo film? C'è stata una conferenza stampa. Ieri c'è stata l'anteprima dove mi riferivo a parte pure poi mi sono... Lello Pirone c'è anche in questo film. Però diciamo che...
No, 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 non ce l'abbiamo, ma fa niente. Abbiamo... Ah, no, lo spezzone che mi hai mandato, quindi non no, è il film. No, no, quello è il mio showreel di tutti gli spettacoli, ah, okay, con Salemme. Okay. Facciamolo scorrere vari, quello là, facciamo scorrere... Sì, possiamo anche farlo, però ci tenevo a dire che questo film KN, che è Custodi di Napoli Est, è un film scritto della da... produzione, sì, 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 è un film scritto da Ivan Orrico e diretto da Ivan Orrico, con la sua interpretazione pure, perché fa un ruolo, con la distribuzione di Mediterranea e Movie Production. Mi è stata data carta bianca e fiducia per il mio personaggio, che è un personaggio purtroppo detta... o masculina, o masculona, cosa intendi? Sì, perché è un personaggio molto forte, molto duro. Il film parla di una storia vera di un quartiere della provincia di Napoli, Napoli Est, e non è stato romanzato, quindi è nudo e crudo come così com'è nella realtà. In effetti è molto forte come film, però io penso che l'informazione possa, diciamo, essere sì, che venga estratto proprio il lato positivo, che chi fa certe cose ti porta poi, ecco, alla malavita, eccetera, laddove c'è il denaro facile, ovviamente c'è questa brama di potere, per cui il mio ruolo è, sono questi quattro fratelli, quindi tre maschi e io donna. E donna, ti assicuro donna, anche se sta scritto rosa masculona, ma perché semplicemente ho atteggiamenti che sono molto forti, molto violenti, maschili, molto crudi. E inizio con la dolcezza, però poi questo personaggio si trasforma perché vede appunto il guadagno facile della malavita. E quando gli toccano la famiglia inizia ad essere fetente, malvagio, insomma cattivo come personaggio. Quando però ti ripeto, è forte. Ieri sera abbiamo avuto l'anteprima e ci sarà ancora una settimana al Magic Vision a Casalnuovo e poi sarà in giro. Ieri era pieno e questa no, io, era una cosa bella da vedere dopo la pandemia. Mi hanno detto che è stata veramente una bella anteprima, bella. C'è stato un bel pubblico, hanno applaudito da morire, diciamo, ad ogni intervento bello degli attori. C'è un cast, Lello Pirone, c'è Tommaso Palladino, Adriano Piccolo, Walter Lippa, insomma un bel po' di Antonio Bonomo, un bel po' di artisti, un buon parterre, come perfetto, sì, perfetto. Devo dire, speriamo che certo, no, deve essere come esempio a riflettere, e solo l'informazione ti può portare laddove c'è bisogno. Ecco, vedi, il fatto che il teatro, il cinema, la televisione sono veicoli. Sì, ogni tanto la vogliono ammazzare. Esatto, la nostra cultura, sono messaggeri. Sono fortunatamente a me ci sono degli proprio esempi. Amore, io muoio, sì, no, sì. Muoio davanti ai suoi occhi. Io nel ma film. Come mai? Qual è io facevo il cassiere della Mala. Sì. Come sempre, sì. I cassieri poi. Sì, appena ti facevo il cassiere. La cosa che fare i soldi facile poi ti porta e viene ammazzato, ad essere ammazzato e fai una brutta fine. Ma cosa da pazzi, guarda. Però sì, vediamo, no, dai, no, andatelo a vedere, KN, non c'è più, Magic Vision. Non c'è più religione. Non c'è più rispetto per i casseri di una volta. No, bravo. Lello, però fatti dire una cosa, tu hai fatto veramente tanto. Un aneddoto bello, no, quelle cose televisive per favore, camaricere qualcosa, proprio una cosa che ti ha toccato nella tua lunghissima carriera, vale anche per te, preparati, e che ti è rimasta. Una cosa divertente, una cosa... Qualunque sia. Qualcosa che ti ha toccato tanto e che ti è rimasto, che ogni tanto la tua mente si gira e ci pensa. C'è, innanzitutto. Sì, ma ce ne so più di una che mi fanno un aneddoto più. Proprio. Un aneddoto teatrale. No, aneddoto cinematografico, voglio dire. Sì, simpatico, ma fa sorridere sempre, perché quando penso spesso mi capita di pensare a Palermo, che è una delle mie città favorite nel giro della tournée, Catania. Perché adoro Palermo, sì, anche Catania, ma adoro Palermo. Questa campagna siciliana. Noi teatralmente di solito a Palermo si va al Massimo, che è accanto al Teatro Massimo di Lirica di Palermo.
Cioè, Ulili che sta qua e un Massimo sta qua. Sì, per cui sì. Uno si chiama al Massimo e uno è il Massimo di Palermo. Per cui io stavo al quindi Massimo. Quindi dal Massimo si passa al Massimo. Sì, e ma quindi... stanno vicino, cioè, capito? Tipo palazzo qua e un pondone ci sono. Però si fanno spettacoli di diversi. Una parte si fa prosa e una parte si fa la lirica. Il Massimo di Palermo è un pochino il fratello del nostro San Carlo. Sì, diciamo. Dove hanno girato la scena sì. finale del Padrino. Comunque, io viene un amico avvocato che si trovava in Sicilia e dice ti voglio venire a vedere dove sei al Massimo, ti lascio gli accrediti, io gli faccio, gli lascio l'accredito. A un certo mi arriva un telefonino stranamente ancora acceso perché i camerini stanno giù no, al Massimo, lo sai, sono lontani dal palco, sono proprio... e che... ma se io sto qua, ma non c'è spettacolo, ma tu lo sai, ma comunque non ci sto aspettando, il Massimo. Io sto al botteghino del Teatro Massimo. Vado fuori, io stranamente, vado fuori, che non si fa, ma guarda Andrea che non ti vedo, ma come, mi sto proprio un coppiscavo, non giustare le scale. Io dalla vetrata, io riuscivo a vedere le scale, si vedono le scale, e lui è con la moglie che andavano avanti Andrea, vabbè questa è bella Andrea, roba. Ma è l'opera lì che l'anno che bene, ma che stanno su facendo la prosa, siamo ni più a casa. E questa ogni volta che io penso Palermo, sai i nomi di te, a Pecongino ne ho una quantità enorme di episodi. Vabbè, Pecongino è difficile non averne perché abbiamo fatto una cosa insieme a San Giorgio a Cremano. Congino ne ho c'è da morire con quel ragazzo, è meraviglioso. Congino ne ho una bellissima, il fatto della pipì quando è ospite a casa d'altri che si sente il rumore, lui apre tutti i rubinetti, è una cosa che mi affascina. No, Congino ne ho tantissime, Massimo, veramente parlami tante, di te, dai. Tante, no, io sono due episodi, tra cui uno riguarda proprio Lello, perché uno riguarda lo spettacolo che abbiamo fatto insieme, lo ricordo benissimo. Io sono molto ansioso, oltre a essere sono molto ansioso, poi sono molto critico con me stesso. Io ero solo tranquillo. Permettetemi un attimo, vuoi dire che genere di attore sei ai nostri amici da casa? Non lo so neanche io, no, ufficialmente, non lo so, ufficialmente. Massimo Carrino è un attore. Beh, io mi reputo un po' comico. È un attore. Comico, ansiolitico, allora, però è ansioso. Allora, sono due gli episodi. Uno riguarda Lello, che io ero dietro alle quinte, dietro alle quinte io praticamente sono, cioè, se mi parli io non ti sento proprio, cioè, nel senso, bello. Qualsiasi cosa mi dici, perché io sto praticamente immesso non tanto nella mia concentrazione, ma nella mia paura totale. E allora, quindi Lello, ancora di emozioni? Lello, no, sì, ma non posso dirlo, ma di più. E mi viene Lello, mi guarda, non so se lo ricorda, e mi dice una cosa che devo dire la verità, non tutti dicono, poche persone dicono. Lui è venuto vicino, mi ha detto, mi ha toccato e mi ha detto, ma tu sei bravo, vai. Sì. E devo dirti che in quel momento io mi sono molto molto tranquillizzato, cose che poi dire l'ha fatto Lello, come l'ha fatto Lucio, con Lucio Pierri, con cui ho lavorato tanti anni. Un altro invece episodio, e questo è stato un episodio bellissimo. Perdoni, sta cosa mi ha fatto un paragone calcistico, rigore sbagliato di Kvara, Osimhen va là e gli prende il viso, sì, in però mano. Sai, è un pochino però così. Sai, però sai, non accade sempre. Vabbè, nel certo, nostro lavoro. Certo. Fatemelo dire, sono i grandi. Esattamente. Una persona come Lello, come ce ne stanno tante altre, che oltre ad essere un artista è un uomo molto sensibile, quindi ha una estrema sensibilità, valori, principi che sono fondamentali nell'ambito della nostra umanità, attività, ma soprattutto come persone. E quindi quando le persone sono di un certo spessore, poi ti danno anche un certo tipo di forza. E quello fu un bellissimo episodio. Invece un episodio molto comico, eravamo in scena con uno spettacolo che si chiamava Stressati ancora di più, eravamo io, Lucio Pierri, Ettore Massa e Laura Freddi. Eravamo in scena al teatro Totò quando all'improvviso c'era una scena dove io stavo sul lettino, facevo proprio l'ipocondriaco. Ettore faceva Oscar in quel caso. Ettore faceva il mio compare. A un certo punto c'era una scena con un panino che Ettore doveva mangiare. Mentre mangia questo panino, lo dico proprio in napoletano, si annozza il gan su panino.
perché vi dico che Ettore Massa ha una fame pazzesca. Ma il pubblico capì in sala? No, perché poi pensava alla fine lui, parte del... lui cominciò a dire e Lucio Pirri di scena faceva sì. Devo dire che mi hai ricordato, tu hai chiesto gli episodi, io ero a Roma con Lucia Cassini con lo spettacolo con la regia di Don Lurio. E la scaletta, Carducia metteva mano continuamente a questa scaletta, la cambiava, però non avvisava. Cioè, praticamente, io sapevo che in scaletta ero la terza uscita, no, la quarta uscita. Lo spettacolo era mia e lei, poi c'erano le ballerine, Sergio. Comunque, le ballerine mi hanno offerto un tuc, biscotto. Un biscottino. Io tenevo tutto, io abbiamo mangiato su tuc. Ma ci ho messo tuc, mo si è azzeccato tuc sotto al palato e improvvisamente è arrivato. Sei di scena. Io sono uscito e ho fatto 20 minuti solo mimando. Io non potevo parlare perché non potevo parlare. Ogni tanto mi giravo e facevo con lui, si pomolava con capienza e so tuc. Ho avuto tanti di quegli applausi, ma tanto perché ho fatto tutto a mimare. Cioè che da fa con così mi no, mi ricorda Lucia, una cosa simile, ma che è passata? Mi ricorda Lucia, mi disse che è passata? Che è passata? Perché? Mi ricorda un Gigi Proietti rincoglionito che sbagliava le battute in una commedia e poi fu un grande successo. Ma io no, senza mio volere, perché a me è successo in un concerto, stavi arrivando a me. Ho anticipato perché così non perdiamo tempo. Sì, ormai voi non ci crederete, ma noi siamo quasi alla fine. E a un concerto mio, quante emozioni, un mio recital, praticamente io per la prima volta che cantavo un brano inedito del mio unico CD nella mia vita, ma non ne farò più, ma figurati, l'ho regalato su, quindi voglio dire. I libri. Allora, faccio sto concerto, canto sta canzone, ma tieni presente il buio davanti agli occhi, non mascevo né parola, cominciai a fare araba. L'attrice supera la cantante. Ma perché mi è uscita talmente a disperazione la mia amica lavorista che mi guardava, non sapeva che, perché lei aveva le parole, io no, e non sapeva che dove, e seguiva a me, Diana Di Paolo, seguiva a me quello che io facevo. Poverina. Quindi facemmo un coro arabo, ti giuro, aspetta, una cosa troppo bella che se la programmavi non assolutamente, ce ne sono tanti di aneddoti, ma sono tanti, mentre parli poi te ne vengono in mente la bellezza della puntata è far capire che succede nella vita dell'attore, perché noi lo apprezziamo e lo ammiriamo quando sta on stage, no? Ma lui ha fatto una confidenza, una confezione meravigliosa, ha detto: io avevo paura in quel momento. Ma tutti noi timore... abbiamo paura, attenzione. Sì. Ma quei 3 secondi prima di entrare in scena sono la tachicardia, cioè proprio una cosa esagerata. Sai che con la maturità mi sta accadendo ancora di più? Certo. Ma certamente. C'è la consapevolezza. Sì. Io oggi non faccio più. E sei più responsabile a quel punto. A noi non succede, a noi giornalai non succede. Succede qualcosa di diverso invece. Io, o perché sono veramente una vecchia penna, insomma, e gli amici che mi conoscono, io scrivo fiumi di cose che poi metodicamente l'hai scritte tu, le ho scritte sono io, creature tue, no, vado a braccio, perché poi nella conversazione escono fuori delle cose molto umane che la gente deve capire, che l'attore prima di essere qualunque altra cosa è una persona. Mi devi lasciar dire questa tutto cosa che mi è successo con Luca De Filippo, ma è proprio tutto quello che vuoi a te. Una sera facciamo un duetto io e Luca in uno spettacolo straordinario che io porterò nel cuore, che ogni anno punti a capo. Bella. Dove facevo la soubrette, uscivo, entravo, mi buttavano proprio così perché mi strappavano i vestiti, avevo il cambio scena perché facevo la figlia, l'amante, la cantante pazza, uno spettacolo bellissimo, io dimagrii tantissimo. La sera piglia nell'ultima tazza di tè che eravamo io e lui così e cantavamo sull'ultima tazza, la sera mi scordo i beccucci e sa come già fa, c'è tutta la queste cose così, nata sera mi scordai, dimenticai le calze mie, sai quando ti
accomodi sulla tua sedia con la tua roba personale, tenevo queste calze nere poi, e potevo tenere color carne, non nere. Avevo questo abito di meraviglioso di tulle rosa, esco finale, primo atto, insieme a lui palloncini che se che là, io mi faccio sta passerella con l'orchestra in buca e tutti che ridevano come pazzi, questi Colland appesa, con l'occhio vestito, guarda, io volevo morire. L'hanno scambiato per un foulard. Rosa, no? Meraviglioso. Barcellona. Cioè, troppo bello. Barcellona. Ha dimenticato anche lui Colland sulla spalla, oh Madonna Santa. Barcellona. Che hai combinato? Apertura sipario, secondo te, c'erano queste due attrici che dovevano, uno spettacolo gemellato con attrice. Aveva due paia di calze, perché in una aveva le calze e il Colland, poi lei tra un istante e l'altro doveva togliere, uscivano le calze a rete perché doveva fare l'uscita da ballerina. Era un po' cicciottella, ma andava nel personaggio. Sangastraia. No, se non lo hai una sola e nella fretta, no, che la tacosce non lo hai. Per cui accetta, io da dietro le quinte, che troppo tengo vizi guardato cosa, vedo questa che esce, cammina e teneva due gambe e mi esasceva su Colland appeso da sé. No, guarda, accadono certe cose assurde. No, la meraviglia... Ma tu stavi all'altezza giusta, ovviamente. Io sono... Crudelia che è in... alberga, ma è quella l'altezza che gli piace, hai capito? No, ma questo fatto del caos, no. Allora abbiamo un minuto, siamo veramente in chiusura, che peccato, il tempo è volato, come vedi. Allora io voglio ringraziare innanzitutto i miei graditissimi, amabilissimi e bellissimi ospiti, grazie Rosa, grazie a te Massimo, per averci invitato. Lello, un abbraccio forte a te, io grazie. Con Lello mi vedo quasi quotidianamente perché ci vogliamo bene anche fuori dalle scene. Voglio ringraziare tutti quanti voi da casa, noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa emittente, stessa ora, ma c'è un tema molto più importante venerdì prossimo, non che questo non lo sia, parliamo di salute. È stato bello stare con voi questa serata, Massimo. Punti di vista finisce qui, venerdì prossimo a lei. Ciao! Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984,
è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 8714.